la bellezza e potere, altri glitter, continua! I capelli lunghi offrono molti modi per usare l'immaginazione. Dividi i capelli in due parti uguali, legali in code di cavallo, dividi di nuovo ogni coda a metà, arrotola le parti in questo modo, intrecciale insieme, legale con un elastico, fai lo stesso con la seconda coda. Queste trecce intrecciate sono così carine! Teoricamente puoi lasciarle così, ma abbiamo un'idea migliore. Prendi la lacca e un asciugacapelli. Spruzza una piccola quantità di lacca sulle code e asciuga con l'asciugacapelli. Infine puoi togliere gli elastici e ammirare i tuoi meravigliosi riccioli. È semplice e bellissimo! Sono così stufa dei miei capelli! Saltano fuori dappertutto e spuntano come un dente di leone. Tante ragazze hanno questo problema. Il dentifricio in gel e uno spazzolino verranno in soccorso. Spremi il dentifricio sullo spazzolino, liscia i capelli. Se non hai uno speciale gel per capelli a portata di mano, non arrabbiarti. Usa questo life hack. Ti piacerà il risultato. E basta, baby hair. Perfettamente lisci. E ora avremo bisogno di pennarelli. Aprili ed estrai le aste. Ora prendi una ciotola d'acqua, immergi l'asta, aspetta si impregni d'acqua, ora prendi un contenitore vuoto, versaci dentro l'inchiostro, metti l'asta in una cannuccia e aggiungi il tuo balsamo per capelli preferito alla tintura. Mescola! Prepara la tintura rosa e rossa allo stesso modo. Posa una ciocca di capelli su un foglio di alluminio, tingi i capelli con un pennello. Vuoi tingere i capelli a casa con dei colori creativi? Perché no? Le ciocche colorate ti faranno risaltare e aggiungeranno luminosità al tuo look. Ora scopri come realizzare degli strumenti per capelli da sola. Prendi un pezzo di filo di ferro, piegalo per creare un anello. Ora avrai bisogno del nastro adesivo glitterato. Avvolgi l'estremità del filo, fai un manico. Prendi un altro pezzo di filo di ferro, uno più piccolo. Piegalo allo stesso modo ma crea una forma più arrotondata. Ripeti gli stessi passaggi con il nastro adesivo. Il gadget per capelli è pronto e presto scoprirai come usarlo. L'idea successiva è per le persone che amano il fast food. Avrai bisogno di uno straccio giallo per la pulizia. Taglialo a strisce con le forbici. Taglia le strisce a pezzi ad angolo. Incolla a caldo una forcina piatta allo straccio. Ora fai una forcina da chignon. Incollaci tre pezzi di straccio. Decora diverse forcine. Ora prendi un pacchetto vuoto di patatine fritte. Fai un taglio sul fondo. Metti gli accessori al posto delle patatine. Ora prendi una bottiglia vuota di Coca-Cola. Togli il tappo. Usando la punta della pistola per colla a caldo, pratica un buco nel lato. Incolla la bottiglia a un cerchietto per capelli. Quando ami qualcosa lo vuoi urlare al mondo. È ottimo che tu possa dimostrare il tuo amore per il fast food con degli accessori per capelli insoliti. Metti un pacchetto vuoto di patatine sullo chignon. Decora i capelli con le mollette patatine. Completa il look con le forcine fritte. I fan della soda possono usare un cerchietto con il loro drink preferito. Prendi il cerchietto. Prendi una ciocca e infila i capelli attraverso il collo nella bottiglia. Interessante! Sembra che i capelli si stiano riversando dalla bottiglia in un bicchiere. È un look fantastico! Ed è persino più veloce che fare un hamburger! È ora di una festa a tema fast food! Ci vediamo là! Al giorno d'oggi le ragazze risolvono tutti i loro problemi mentre scrivono messaggi. In questi giorni non puoi andare da nessuna parte senza il tuo telefono, neanche dal parrucchiere. Visualizza la finestra di una chat sul tuo telefono, fai uno screenshot, stampalo su carta, taglia i messaggi e le emoji. Prendi un nastro largo, incolla i frammenti ritagliati con il lato colorato rivolto verso l'alto. Coprili con un secondo strato di nastro. Ritaglia le parti lungo il contorno. Ora avrai bisogno di forcine. Incolla a caldo una faccina sorridente e una forcina da chignon. Decora una forcina piatta con una frase della chat. Fai lo stesso con tutti i pezzi. Questi accessori per capelli piaceranno sicuramente alle tue amiche. Dopotutto, non possono vivere senza comunicazione virtuale. Chiunque può chattare online, ma non tutti possono decorare i propri capelli con fermagli originali in stile chat.
Ma torniamo dalla realtà virtuale alla realtà reale. Ecco un'altra idea di acconciatura. Separa alcune ciocche sottili alle tempie. Legale nella parte posteriore con un elastico. Ora prendi le ciocche dal basso. Hai bisogno di nuovo dello strumento di filo di ferro. Infilalo sotto le ciocche. Infilaci l'estremità di una ciocca. Estrailo. Fai lo stesso con la ciocca dall'altra parte. Tutto quello che devi fare è fermarle con una mollettina. Guarda, solo un paio di movimenti e un bel cuore apparso sui tuoi capelli. Oh, questa romantica mezza coda di cavallo è come l'amore a prima vista. Oh, a volte la fatica ti mette fuori combattimento. Non riesci più nemmeno a leggere un libro. Le lettere davanti ai tuoi occhi sono confuse. Vieni qui, cuscino. Ma cos'è questo? La mia amica crede di essere una parrucchiera. Spero che non mi tagli i capelli mentre dormo. No, no, ti farà solo una bella pettinatura. A partire dalla parte inferiore dei capelli, intreccia i capelli salendo. Fissa la treccia con un elastico. Ora raccogli tutti i capelli in una coda di cavallo. Nascondi l'elastico sotto una ciocca. Buongiorno! Oh, cosa succede? Ti sei svegliata con i capelli fatti? Oh, che bello! Grazie! Cos'altro puoi fare al tuo look quotidiano? Questo, ad esempio. Dividi i capelli in questo modo. Prendi una ciocca di capelli dietro l'orecchio e attorcigliala. Fai lo stesso con la ciocca alle tempie. Arrotolale insieme. Ripeti la stessa cosa dalla parte opposta. Unisci le trecce. Fissale con un elastico. Dividi il resto dei capelli in 5 parti. Fissa ciascuna parte con un elastico. Ora prendi una parte. Dividila dall'alto e infila la coda attraverso il buco. Ripeti lo stesso con tutte le parti. Tira un po' fuori i capelli con le dita, rendendo le code più morbide. Prendi le ciocche più vicine al viso e appuntale alle trecce. Raccogli tutte le ciocche in una bella acconciatura. Aggiungi alcune forcine decorate. Un po' di pazienza e un ottimo risultato! Non riesco a credere che chiunque possa creare un look così elegante in pochi minuti! I capelli sciolti non sono ok secondo il nostro rigoroso codice di abbigliamento d'ufficio e sono anche davvero fonte di distrazione. Pettiniamoci correttamente. Separa le ciocche anteriori. Raccogli il resto dei capelli in una coda di cavallo. Ora raccogli i ciuffi che hai lasciato da parte all'inizio e fissali con un sottile elastico sul retro. Attorcigliali. Infila la grande coda nel buco. Va bene, molto meglio! Un'acconciatura alla moda al posto dei capelli disordinati. L'idea successiva è un'altra bellissima acconciatura per ragazze con i capelli lunghi. Pettina i capelli e separa la parte anteriore. Pettinala all'indietro. Raccogli i capelli sul retro della testa e legali con un nastro. Separa le ciocche inferiori su ciascun lato. Raccogliele sul retro sopra quelle precedenti. Legale con un nastro. Continua allo stesso modo. Separa i capelli con un pettine. Lega il nastro in un fiocco. Ecco qui! Che look delicato! Sembra la contadina di un vecchio dipinto! I capelli sono una parte importante di qualsiasi look, quindi se ti dimentichi di lavarli un paio di volte, rischi di sembrare molto in disordine. Scusa, ma questo è il peggio. Puoi nascondere i capelli sotto il cappuccio? No, penso che ci sia un'altra soluzione. È abbastanza insolita. Un pennello e... del borotalco? Quasi! Amido di mais e cacao. Dovrei metterlo sulla mia testa? In segno di lutto per i miei bei capelli? Distribuisci la polvere sulle radici dei capelli. Ora diamo un'occhiata al risultato. I capelli non sembrano affatto sporchi. Lo shampoo secco fatto in casa rimuove l'olio e rende i capelli più voluminosi. Sei stanca delle noiose code di cavallo? Risolviamo subito. Avrai bisogno di un normale calzino. Taglia la punta. Stendi la rimanenza per formare un elastico spesso. Mettilo sulla coda e fai uno chignon. Potresti aver bisogno dell'aiuto di un'amica. Distribuisci uniformemente i capelli intorno. Fissali con un elastico sottile. Hai uno chignon uniforme e ordinato. Ruota l'estremità dei capelli. Girale attorno allo chignon. Fissa con delle bellissime forcine per capelli. Un'acconciatura degna di una ballerina. Nessuno potrà mai immaginare che ci sia un vecchio calzino sotto questa magnificenza.
Ora sai come creare un'acconciatura spettacolare senza molti sforzi o denaro. Dici nei commenti quale di queste idee ti ha sorpreso di più. Premi mi piace se ti è piaciuto il video, iscriviti al nostro canale e fai clic sulla campanella, in modo da non perdere nessun utile life hack da Trum Trum.